Ciao a tutti, buonasera, aspettiamo qualche minuto. La troppo bassa. Ok. Cos'è che mi dice di fare? Allora, sono in diretta. Bene, spero che mi sentiate, magari qualcuno mi dà un messaggio. Ok. Ciao Daniela, ciao Enrico, ciao Barbara, ciao Elina, ciao Filomena, ciao Anna Maria, ciao. Bene, allora vedo che mi vedete e mi sentite. Anzi, alzo il volume perché poi mi dite che non si sente, già lo so. Che bello ritrovarvi, si sente benissimo, grazie Daniela. Bene, Anna Maria, perfetto. Allora, saluto tutti quelli che conosco e che ancora non conosco. Bene. E questa sera sono qui per parlarvi di come diventare equilibristi spirituali. Come probabilmente sapete, io sono ormai 10 anni che mi occupo di registri akashici e quindi in questi 10 anni ho avuto l'esperienza meravigliosa di quella che è potremmo definire un'espansione di coscienza. Grazie ai maestri, e quando parlo di maestri, io mi riferisco a coscienze perfette che stanno su un piano diverso da questo, ma che stanno anche su questo piano. E prima di iniziare, voglio ringraziare anche Anna Natamburini per avermi invitato qui e Enrico, Enrico Ballantini, che è sempre un piacere sentire. Allora, stavo dicendo che sono 10 anni appunto che ho la possibilità di accedere ai registri akashici. Registri akashici, lo ripeto brevemente perché l'ho ripetuto 1000 volte, so che voi se siete qui già li conoscete, sono la registrazione di tutto ciò che è, di tutto ciò che è stato detto, di tutto ciò che è stato pensato, di tutto ciò che è stato sentito e che è detto e sentito in questo momento. Quindi quello che sto dicendo, quello che state pensando non è registrato soltanto via web, da Facebook, ma è in Akasha. E quindi i registri Akasha ci sono l'organizzazione di questa grande memoria, l'Akasha appunto, che si suppone sia organizzata in volumi, libri o registri akashici e che ogni anima abbia il suo libro, altresì detto libro della vita, per esempio nella Bibbia è chiamato così, dove viene registrato tutto ciò che accade nella sua evoluzione, quindi attraverso le incarnazioni, tutto ciò che pensa, tutto ciò che sente. Quindi è
una quantità di informazioni inimmaginabile e difficile da concepire, ma per facilità noi possiamo immaginarla come un'enorme libreria. Un'enorme libreria dove, infinita, dove c'è anche il nostro volume, il nostro libro, che noi possiamo appunto consultare. C'è poi una specie di Wikipedia cosmico, un'enciclopedia cosmica, che sono i registri akashici cosmici, dove ci sono le informazioni che non riguardano le anime, ma il cosmo, appunto, gli universi e tutto l'infinito. Ovviamente sto parlando di informazione che è accessibile attraverso una, come dire, una frequenza vibratoria, perché non è un'informazione scritta veramente che occupa uno spazio fisico, no? È una vibrazione, è una luce. Informazione akashica. Allora, che cosa succede? Succede che in questi 10 anni di accesso ai registri akashici, sia per me personalmente, sia per le letture che faccio alle persone, cioè a chi attraverso di me mi chiede la lettura del proprio registro akashico, la coscienza si espande perché l'informazione che arriva non è soltanto nozione, è proprio come dire, una formazione, non è informazione, è formazione, come se questa vibrazione, che è una vibrazione altissima, la vibrazione dell'amore incondizionato, imbevesse la persona che legge, che apre i registri. Quindi la conoscenza arriva attraverso l'amore. Quindi, a furia di fare docce di conoscenza, è chiaro che poi la visione cambia, no? Quindi io questa sera, questa sera sono qui per parlare un po' di che cosa significa nella vita quotidiana l'informazione, avere la conoscenza. Come ben sapete, sono 2 anni, ormai anche più di 2 anni, che noi assistiamo a cose che se ce l'avessero dette 3 anni fa avremmo detto che non potevano esistere. Assistiamo a una serie di eventi straordinari, eccezionali, cioè proprio uno dietro l'altro, che hanno anche modificato tutte quelle che erano le nostre credenze, i nostri punti di riferimento, come pensavamo che funzionassero le cose, il mondo. Quindi, passato il primo momento di shock, perché non ho altre parole, almeno per quanto mi riguarda, passato il primo momento di shock, che voglio dire, sono susseguiti altri momenti, qui dallo shock si passa alla rabbia, alla paura, questo, a quell'altro, però un po' alla volta dobbiamo renderci conto che questo mondo che noi stiamo vedendo, che in realtà è sempre stato così, cioè ha sempre avuto certe caratteristiche, ma noi non ce ne accorgevamo, quindi di buono questo momento di crisi, come ogni crisi, è che ha tolto un po' i veli, no? Cioè tutto si sta manifestando in maniera così eclatante che non possiamo non farci qualche domanda, non possiamo non vederlo, Perché comunque la vita è intelligente, non fa le cose a caso. Quindi, se una cosa non è chiara, ce la mostra ancora più grande. Questo sicuramente lo avete visto stesso nella vostra vita, no? Se non capisci una cosa, ti viene ripetuta, ripetuta, ripetuta finché forse la capisci. Quando dico capisci, non intendo dire che non la capisci perché sei stupido, intendo dire comprendi l'insegnamento che c'è dietro a quell'avvenimento. Quindi in questo periodo è tutto sotto una lente di ingrandimento, è tutto ingigantito sulla Terra.
Allora, noi che cosa ci troviamo a fare? Ci troviamo comunque, no, a dover mandare avanti la nostra quotidianità, il nostro vivere. Perché? Perché anche noi non siamo qui a caso. Siamo arrivati in questo preciso momento con un proposito, una missione precisa. Di questo parlerò più specificatamente tra un po'. Quindi, che cosa succede? Che mai come in questo momento noi dobbiamo veramente sviluppare la qualità dell'equilibrista. Sviluppare la qualità dell'equilibrista spirituale, che cosa significa? Significa essere qui nella terra, quindi nella densità, quindi nella terza dimensione, quindi nella materia. Senza però dimenticarci chi siamo e cosa siamo venuti a fare. Non possiamo permetterci di distrarci adesso. I maestri lo dicono chiaramente. Non possiamo permetterci di distrarci. Quello che noi abbiamo visto cadere in questi 2 anni, in realtà non è il mondo, non è il mondo che non è più come prima. È che sta crollando ciò che non è reale. Ciò che è reale, cioè l'essere, cioè la vita, cioè l'essenza, la fonte, Dio o come vogliamo chiamare, non crolla, anzi è eterno. Quello che sta crollando è proprio quello che è fittizio, che è creato dall'illusione, che è creato dall'ego. E questa è l'apocalisse di cui probabilmente parlavano, no? Non c'è bisogno che arrivi un altro, oddio, vabbè, Noè, un altro alluvione, non mi viene il nome, ma insomma avete capito, non c'è bisogno, ma c'è invece un gran bisogno di, ecco, forse anche Anna mi raggiunge, ma c'è invece un gran bisogno di, appunto, rimanere in equilibrio. Quindi significa, veramente cominciare ad aprire la visione a tutto ciò che è, cioè a iniziare a vedere le cose per quello che sono, non per quello che sembrano e non per quello che ci dicono. E quando dico ci dicono, io mi riferisco soprattutto ai mezzi di informazione, che sono totalmente intrisi di ego e del vecchio. Perciò la nostra informazione deve essere di un altro tipo, di un'altra qualità. Ed è quella che si ha accedendo ai registri akashici, ma non solo, vorrei, per farvi capire meglio quello di cui sto parlando, perché mi rendo conto che forse anche chi magari mi ascolta per la prima volta potrebbe avere qualche dubbio. Diventare equilibristi spirituali significa sviluppare l'equilibrio tra cielo e terra, interni ed esterni. Cioè rimanere radicati a terra, ma avere la testa aperta al cielo. Del resto, questo è il nostro compito come esseri umani. Questo si può fare se noi ci ricordiamo sempre costantemente di chi siamo. E dice, ma come? Come faccio a dimenticarmi di chi sono? No, la maggior parte di noi non sa nemmeno chi è. Abbiamo delle idee su noi stessi, abbiamo un nome, un cognome che ci è stato dato, ma profondamente non sappiamo, o meglio, non ricordiamo chi siamo, da dove veniamo e cosa siamo venuti a fare. Sentite che cosa diceva millenni fa Ermete Trismegisto Thoth, alias Ermete Trismegisto, 3 volte nato. Diceva: la crescita di ogni anima
dipende prima di tutto dall'accumulo di informazione su tutto quello che la circonda. Cosa significa questo? Non si parla naturalmente di informazione che noi dobbiamo stare attaccati al telegiornale o quello che è tutto il giorno, no? Ma si tratta proprio di conoscenza, che è diverso. Quindi l'anima cresce tramite cognizione. Quindi l'ignoranza, cioè il non conoscere, è stasi. Allora, che cosa significa questo? Beh, se siete qui questa sera è perché siete sintonizzati sulla frequenza della conoscenza. Altrimenti, appunto, stareste a guardare la TV. La conoscenza è qualcosa che deve essere proprio sperimentata. Cioè, prima di essere conosciuta veramente una cosa, deve essere sperimentata, altrimenti resta soltanto un'idea, una nozione, come del resto noi stessi. Abbiamo delle idee su di noi, che magari non sono neanche nostre, che abbiamo ereditato e spesso non ci rendiamo conto che non corrispondono più a chi siamo veramente o che non hanno mai corrisposto a chi siamo veramente. Allora la domanda è: ma chi siamo veramente? Siamo spiriti in un'anima che sta facendo un'esperienza umana. L'esperienza umana non è tutta uguale. La forza che muove tutto, dice sempre Thoth, è lo sviluppo che muove tutto lo sviluppo, scusate, è un impulso interno verso la cognizione. Quindi che cosa significa? Come dicevo prima, gli esseri umani non sono tutti uguali, pur provenendo tutti dalla stessa fonte, perché ognuno è qui per fare un certo percorso. Per partire dall'essere un essere umano semplice, diventare un essere umano cosciente, quindi consapevole, quindi che comincia a farsi delle domande e comincia ad aprire la visione, con lo scopo finale di diventare un essere umano cristico. Cosa vuol dire cristico? Vuol dire cristallino, vuol dire trasparente, vuol dire che è un essere umano che ha, è brutta questo termine, lavorato per trasformare il piombo in oro. Quindi, che cosa succede quando noi siamo incarnati? Molte persone, quando vengono a fare le letture da me, chiedono questa cosa: qual è la mia missione nella vita? E io dico sempre: la tua missione della vita è manifestarti al 100%. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo, quando ci incarniamo, un proposito ed una missione. Che differenza c'è? Allora, il proposito è quello che siamo venuti a, sempre tra virgolette, lavorare, cioè quelle parti, quegli aspetti dell'esperienza umana che siamo venuti ad illuminare, ad integrare, a comprendere, a sciogliere. Lavorare, cioè diciamo compiere il proposito, ci porta verso la missione, perché la missione è quello che noi siamo venuti a donare agli altri, esprimendo noi stessi al 100%. Quindi, cosa significa questo? Significa che l'esperienza umana serve anche per riconoscere la propria appartenenza divina al di là delle storie personali del proprio ego. Un secondo solo. Cioè, scusate. Quindi l'esperienza umana è l'occasione d'oro, diciamo, che l'anima ha per compiere, cioè portare a termine il suo proposito, compiere la sua missione e in questo
riconoscere la propria appartenenza divina al di là della sua storia personale e quindi del proprio ego. Ce la fa, non ce la fa, non si sa. Abbiamo tante vite a disposizione, abbiamo tante possibilità. L'anima non ha fretta, non dobbiamo fare tutto subito, no? Come noi ci siamo abituati a fare. Però, dicevo, mai come in questo periodo è necessario prendere consapevolezza di chi siamo. Perché in questo modo, se noi riusciamo a capire, riusciamo a sentire più che capire, che siamo veramente guidati da un qualcosa di superiore verso la nostra missione, attraverso il nostro proposito, l'esperienza umana è veramente degna di essere vissuta. Cioè, vivere la nostra quotidianità ricordando il nostro proposito è proprio la nostra missione. Gli antichi conoscevano il proprio proposito. Le civiltà cosiddette più evolute, sapevano bene perché i bambini fin da piccoli erano educati verso il ricordarsi di sé, il capire che cosa erano venuti a fare. Tutta la comunità spirituale girava intorno a questo. Quindi non era una cosa, cioè la spiritualità non era una cosa che uno fa la domenica perché è domenica. Era la vita stessa. La spiritualità è la vita stessa. Quindi non c'era separazione. Vita quotidiana e spiritualità erano una cosa sola e questo rendeva le civiltà così avanzate, così sagge, così in contatto costante con la sorgente di tutto. Quindi, ripeto, conoscere il proprio proposito, i punti su cui dobbiamo, tra virgolette, lavorare è fondamentale. E come si fa a capire il proposito? Beh, a parte che, come dicevo prima, la vita, te lo fa vedere se non la capisci una volta, la seconda, due, tre, no? Il messaggio è chiaro, no? Fino alle cose estreme, no? L'incidente, la coincidenza, la cosa che mi ha fermato perché io non mi fermavo, no? E poi diciamo che interrogare i registri akashici ci aiuta, no? Quindi, perché se io ho qualche dubbio, qualche cosa, posso chiedere che cosa sta succedendo, che cosa sto facendo e per dove devo andare. Per esempio, quando è che io magari non sto esprimendo il mio proposito, non sto deviando dalla mia missione? Per esempio, quando io sento che dovrei fare una cosa, ma ne faccio un'altra. Quindi, che cosa succede? Ad un certo livello io so che sento che dovrei esprimermi in un modo, ma faccio un'altra cosa. E quindi, che cosa succede? Che perdo un po' il senso della mia missione e quindi anche un po' il senso della mia vita e quindi magari perdo la gioia di vivere o comunque mi ritrovo, molte persone mi chiedono, ma la mia vita, no, che senso ha? La tua vita ha un senso molto alto, è soltanto la tua personalità che si è persa nei meandri della densità, ma tu non sei la tua personalità. Questo ci ritorniamo tra un po'. Sto cercando di seguire un po' i miei appunti per non perdermi troppo, ma poi sono comunque in qualsiasi momento aperta alle domande oppure le facciamo magari alla fine. Quindi, nel momento in cui tu sai che per esprimere, per arrivare alla tua missione, devi lavorare, quindi devi operare il tuo proposito, lavorare su alcuni aspetti della tua vita, della tua personalità ed illuminarli, tu stai appunto illuminando le tue parti oscure.
per così dire, i tuoi difetti, per così dire. E i tuoi difetti, le tue parti oscure, una volta illuminate, diventeranno le tue virtù, diventeranno i tuoi punti di forza, diventerai stupenda e meravigliosa per gli altri, perché essendoci passata attraverso e avendo la tua ombra e avendo tirato fuori la tua luce, quindi avendo trasformato il tuo difetto in virtù, sarai un ottimo aiuto per gli altri. Perché alla fin fine tutti quanti noi siamo in correlazione con gli altri e siamo venuti per sostenerci a vicenda. Non è che è necessario fare una professione di aiuto, ok? Questo proprio fa parte dell'essere umano. Quindi, dicevo, quando tu ritrovi la tua missione, quando tu riesci a esprimere te stesso al 100%, la tua gioia diviene costante. Quindi è un'illusione che tu per essere gioioso, per essere contento, devi avere delle cose o devi fare delle cose o realizzare delle opere o fare dei figli o questi sono, come dire, dei plus, degli accessori, ma non sono l'origine della tua gioia. La tua gioia è proprio uno stato dell'essere, ma quando tu riconosci il tuo essere, quando tu riconosci che sei oltre il tuo nome, il tuo corpo, la tua personalità, che queste sono le funzioni che tu hai per vivere nella terza dimensione, ma non ti devi confondere. È vero che possiamo avere personalità più o meno traumatizzate, questo è innegabile, ma la vita spirituale, la spiritualità ti serve proprio per ricordarti che è solo questa storia qui, solo questa incarnazione qui in cui tu hai questi traumi, o forse qualche altra, ma tu in origine sei luce e devi comportarti come luce, nel senso non ti devi sminuire. Non devi dimenticarti di te. Non devi fare il gioco piccolo perché hai avuto una serie di situazioni difficili. Le situazioni difficili fanno parte della vita. Ripeto, chi più, chi meno, non siamo tutti uguali. Però io almeno questo ve lo posso dire, ma quante volte nelle letture di persone che hanno avuto vite veramente difficili, viene fuori una bellezza, una grandezza di queste anime. Perché l'anima non è stupida. Se vuole fare un'esperienza e ritiene che quell'esperienza lì, anche se difficile, la porta dove vuole andare, la fa. È che a volte noi ci rimaniamo invischiati nell'esperienza, nella densità, no? È proprio una densità questa dimensione qui. Quindi, la prima cosa da fare per procedere verso appunto la, come dire, l'equilibrio, no? In questo mare in tempesta è quello di sviluppare una qualità che abbiamo tutti e che è l'onestà. Cosa vuol dire onestà? L'onestà ha due aspetti, un aspetto interno e un aspetto esterno. L'aspetto interno significa quello che tu senti e che pensi, quindi internamente verso te stesso, quello che tu pensi e senti. Si esprime poi esternamente con ciò che dici e fai. Quindi la prima cosa è essere onesti con se stessi, entrare in contatto con quello che si sente e si pensa e poi portarlo fuori. Se non c'è coerenza tra quello che io sento dentro e quello che porto fuori, non c'è onestà e soprattutto io mi creo della sofferenza. E quando tu pensi una cosa ma poi ne fai un'altra, non è mai una buona idea. E se la divergenza è così forte e se tu insisti nel fare delle cose che non vuoi fare, e lo sai, arriva il corpo a darti un segnale. Purtroppo non è mai un segnale di solito positivo, no? Perché il corpo cosa fa? Fa quello che
che può fare, cioè magari ti manifesta un dolore o qualcos'altro. Allora, dobbiamo, come dire, ricordarci che di tutto quanto la cosa più importante siamo noi, cioè il nostro cuore. Questo non è essere egoisti, attenzione. Quando dico che la cosa più importante siamo noi, intendo dire che la nostra coerenza, la nostra percezione di chi siamo, è la cosa più importante, perché se noi ce l'abbiamo, se noi la rispettiamo, se siamo in coerenza con noi stessi, poi dopo le nostre azioni, le nostre parole arriveranno, saranno ispirate da questa coerenza, da questa onestà e potremo anche in questo modo veramente essere di esempio e di sostegno agli altri. Quindi non è un egoismo. Ci sono io e gli altri, chi se ne frega. No. È io mi riconosco, mi ricordo chi sono e riconosco Namaste, il divino che c'è nell'altro. Quindi rispetto me e rispetto l'altro perché rispetto me. E quindi questo ci porta a essere qui, ora, presenti e non distratti. Sono mille le distrazioni che noi possiamo avere. Attenzione perché c'è la tendenza, soprattutto in questo periodo, soprattutto da parte della società, dei media, a ovviamente per degli intenti che non sono di luce, a abituarci a guardare gli effetti di ciò che accade e concentrarci sugli effetti, no? E questo, fateci caso, succede anche a noi, no? Magari ho un problema, ho un sintomo anche fisico, io sto lì a dire, ah, mannaggia, mi è successo questo, mi è successo quell'altro, e vado avanti, 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 ah, sì, poverina, ti è successo questo, ti è successo. Gli effetti, gli effetti, gli effetti, ma a cosa serve? A nulla. Molto più interessante, più utile per noi andare a vedere, ok, ma come mai mi trovo in questa situazione? Che cos'è che mi sta dicendo la vita? Che cos'è che devo imparare? Da dove ha origine? Ecco, questo è il lavoro che io in questi 10 anni ho fatto con le interrogazioni ai registri akashici, per esempio. Ma potete farlo anche senza interrogare i registri akashici, basta sviluppare proprio l'autosservazione, autosservazione non giudicante, aggiungo, perché se ci autosserviamo cominciamo a dire ecco, ma guarda, ma che stupido, ma che qua, che là, lasciamo perdere, abbiamo di nuovo perso il centro, siamo entrati nella storia dell'ego, del critico, eccetera, eccetera. Allora, quando io cerco di, magari, spesso mi sento dire, vabbè, ma questi sono discorsi impegnativi, no? Ma come se la spiritualità è vista come qualcosa di pesante, di, no? Cioè, di triste, mentre la vita, no? Mondana, allegria. Beh, ecco, questa per esempio è un'altra menzogna collettiva da sfatare, perché in realtà lo spirito è spiritoso e molto leggero. Se tu sviluppi proprio un atteggiamento spirituale nella tua vita quotidiana, tu vivi molto meglio. Le cose, non dico che ti scivolano così, ma quasi. Quindi è importante anche capire che non c'è la spiritualità e la vita quotidiana. Ma io ho cose più importanti da cui pensare. Certo, la tua sopravvivenza, il tuo alimentarti, il tuo coprirti sono i tuoi bisogni primari, è certo che te ne devi occupare, ma questo non significa che tu nello stesso tempo non possa coltivare la tua luce. Ovviamente, se voi siete qui stasera, si presume che già lo facciate. Adesso mi fermo un secondo perché voglio guardare se ci sono delle domande. Ok, come possiamo essere d'aiuto nel rapporto con le anime che fanno difficoltà a uscire dalla rabbia, l'invidia o altri sentimenti di distruzione? Grazie, ottima domanda. Allora,
Soprattutto non dobbiamo, cioè non dobbiamo, è sconsigliato cercare di spiegare agli altri come devono vivere la loro vita. Perché se c'è una persona che è in preda alla rabbia e all'invidia e tu gli dici non dovresti essere invidiosa, guarda che non va bene, prendi la tua rabbia e farne qualcosa, io credo che l'effetto che tu produca è aumentare la sua rabbia o comunque non sei d'aiuto. È come se dovessi prendere la cosa da lontano, cioè parti sempre da te. Non da te nel senso che gli esponi i tuoi bisogni, perché se la persona esprime rabbia e tu davvero la vuoi aiutare, la prima cosa da fare è farle capire che la stai ascoltando, quindi che stai ascoltando quello che lei dice. L'altra cosa è, se si tratta appunto di una persona che spesso manifesta, per esempio, invidia, cercare di portare la persona a vedere il proprio valore, le proprie qualità, i propri punti di forza e farle capire che ogni volta che lei si paragona a qualcun altro, sta togliendo potere a se stessa, nel senso di farle capire che potrebbe usare questa energia per valorizzare i suoi punti di forza. Ovviamente poi ogni persona è diversa, quindi magari uno troverà il modo, le parole per arrivare a questa persona. Perché le persone hanno invidia? Sono cattive? No, semplicemente perché non hanno la visione del cuore, non hanno la visione aperta, cioè pensano che le altre persone siano di più, abbiano di più e a loro manchi qualcosa. Si spostano quindi nel mondo dalla scarsità, dalla mancanza. Perciò, quando tu ti senti mancante di qualcosa, chiunque ha più di te. E quindi tu soffri. Il punto è invertire il processo. È chiaro, poi dipende dalla consapevolezza di ogni persona. Lo ripeto, non siamo tutti uguali, nel senso che non siamo tutti allo stesso livello di consapevolezza. È inutile raccontarcela, è così. Se voi avete avuto o avrete mai, o vi auguro di avere la presenza di un maestro, cioè di un essere sia incarnato che non incarnato, che ha completamente svolto il suo proposito, illuminato le sue ombre ed è pura luce, quindi sta emanando amore, emanando luce, sta compiendo la sua missione. Ecco, voi vi rendete conto che, no? Lui è qui. O è nell'altra dimensione, o tutte e due, per ispirarti, per aiutarti a vibrare insieme a lui e tirar fuori il meglio di te, per manifestare la versione migliore di te. Quindi siamo consapevoli che non siamo tutti sulla stessa vibrazione. Ecco, anche quando incontriamo gli esseri umani non illuminati, non i maestri, non siamo tutti allo stesso livello. Non significa, attenzione, che uno è meglio, uno è più avanti, uno è più indietro. No. Significa che siamo su livelli diversi. Quindi non c'è uno migliore dell'altro, non c'è uno di più, uno di meno, ma ognuno di noi ha proprio il compito di riscoprire, ricordarsi della sua bellezza, della sua luce e concentrarsi su quella e emanarla, 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 perché quando tu la vedi, la riconosci e la emani, tu fai felice che ti sta vicino, non è egoismo. Egoismo è quando tu parti dall'ego e dici: ah, ma io so, tu non sai niente, io ho letto tanti libri e ho fatto tanti corsi, tu va là, ma poveretto, ma qua. Questo sì è ego, chiaro, no? La differenza. Ma viceversa,
Anche per esempio la qualità dell'umiltà. Attenzione, l'umiltà non significa sottomissione, non significa essere da meno, ma significa riconoscere ciò che si è senza bisogno di dimostrarlo, ma mostrandolo. Avete capito la differenza? L'ego dimostra, io qua, io là, io su, io giù, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, no? Invece il sé, il cuore, mostra. Ecco, questa è l'umiltà del cuore. Attenzione, non significa dire sempre di sì, farsi bastonare. Questo è un altro discorso. Spero di aver risposto. È difficile essere sempre onesti con gli altri, soprattutto nell'ambito lavorativo. Facile e difficile è un altro termine, no? Tipico della nostra concezione di vita duale. Perché dico questo? Perché non c'è una cosa facile e una cosa difficile. Noi in realtà siamo qui per manifestare la terza possibilità, cioè l'unione degli opposti. Gli opposti sono appunto il bianco e il nero, il maschile e il femminile, il difficile e il facile. In realtà esiste appunto il padre, la madre e il figlio, la terza via. La terza via significa che tu svilupperai l'abilità, perché sei in contatto con la tua vera parte, al lavoro per esempio, di dire ciò che reputi giusto dire nel momento e con la persona giusta. C'è modo e modo di dire le cose. Tu puoi dire la stessa cosa facendola arrivare come per esempio una critica o come una lamentela, oppure puoi dire lo stesso concetto facendolo arrivare in maniera neutra. Ecco, lì si sviluppa l'abilità. Qui si tratta di illuminare le nostre ombre. Guardiamo come ci esprimiamo, qual è la nostra tendenza. Lì dobbiamo andare. Anche essere onesti verso se stessi è difficile. Ecco, diciamo piuttosto questo, che essere onesti con noi stessi richiede impegno. Allora, l'impegno che tutti fuggono, no? Al giorno d'oggi tutto deve essere light, tutto subito, no? Non leggo manco un libro perché c'ho i video, tutto deve essere tic e tac. L'impegno anche qui è visto come una cosa. Ma l'impegno produce gioia, non è pesante. Significa che io veramente mi impegno ogni volta che mi accorgo che non sono onesta con me stessa, che non sto dicendo una cosa che veramente penso, mi fermo, rettifico, ho sempre la possibilità di rettificare e cambio. Tutto cambia, eh? Cioè non possiamo pretendere di essere uguali. Ma tu avevi detto, e sì, avevo detto, avevo fatto. Passato un anno, oggi no, dico e faccio un'altra cosa. Allora, questo non è non essere coerenti, è essere sempre in contatto con se stessi. Siamo sempre in costante trasformazione. Anche l'anima è in continua evoluzione. Evolve attraverso le incarnazioni, anche attraverso le incarnazioni, se riesce a trarre l'insegnamento dall'esperienza. Se stai una personalità che dorme, sogni profondi, ovviamente non evolve. Tocca tornare e tornare, la ruota del samsara. Bene, quindi queste qualità, l'onestà, la coerenza, una certa disciplina spirituale, sono qualità che vanno coltivate, giorno dopo giorno, ma del resto cosa abbiamo di meglio da fare? Mi domando, cosa abbiamo di meglio da fare se non migliorare noi stessi? Allora qualcuno potrebbe dire, ma perché noi non andiamo bene così? No, non è che noi non andiamo bene così, è
Ecco, ognuno di noi contiene un seme di bellezza, verità e bontà che deve portare i suoi frutti sulla terra. È questo che siamo venuti a fare, è questa la nostra missione di vita. E se non lo facciamo oggi, lo faremo domani, ma questo faremo. E quindi è una grande occasione questa vita. E quindi in questo momento particolare è una grandissima occasione, forse un'occasione che non ci capitava da un sacco di tempo, quella di dover veramente mettere tutto davanti a noi, tutto sotto un faro potente per illuminarlo. Tutte le cose in cui abbiamo creduto, in cui abbiamo, no? Abbiamo fatto conto, tutto che crolla, che cade, che cos'è? E qui si sviluppa veramente il nostro equilibrismo spirituale. Volere tutto come prima, ma ci sono delle cose che magari vorremmo migliorare e altre no, che non ci sono più e va bene così. Ma rimanere sempre attaccati, ripeto, partiamo sempre da noi, rimanere sempre attaccati all'idea di noi, alle cose che ci piacevano, a come eravamo, credevamo di essere, non ha alcun senso, genera sofferenza e non porta al movimento, all'evoluzione. Ok, quindi essere equilibristi spirituali significa non dimenticarsi cosa siamo venuti a fare e rimanere in equilibrio anche quando sotto di noi la terra trema. Significa affrontare le nostre paure dalla luce della conoscenza. E quindi fare un passo indietro, un passo in alto e guardare dall'alto, esattamente come fa l'aquila. Se non lo facciamo, è molto facile che rimaniamo coinvolti nelle cose, perdiamo la visione dall'alto, perdiamo la lucidità e perdiamo la serenità soprattutto e la gioia, perché ripeto, la gioia va coltivata. Quando noi siamo in un momento emotivo pesante perché stiamo passando un periodo difficile o apparentemente difficile, come dicono i maestri. Dici, come fai a essere tutto contento? È chiaro che non fai salti di gioia, ma se tu hai sviluppato questo atteggiamento di coltivare la gioia, riesci comunque a non cadere, per esempio, nella disperazione o nella tristezza profonda o nella rabbia, o qualsiasi altra emozione densa che ti toglie dal tuo centro. Però, ripeto, è un equilibrio, è un allenamento, è un impegno. Iniziamo, per favore, a credere veramente che ciò che è reale non è ciò che si può toccare, vedere con gli occhi fisici. Questo è un aspetto della realtà, ma ciò che è davvero reale, cioè del re, cioè regale, è soprattutto ciò che non si vede, ma c'è la parte che non si vede di noi, ma c'è. Noi non metteremo mai in dubbio l'esistenza dell'aria, giusto? Però l'aria non si vede. E se noi pensiamo all'aria, pensiamo anche che in realtà l'aria è l'elemento che è associato, pensate, al chakra del cuore, perché l'amore che emana al chakra del cuore non si vede, ma si sente profondamente, perché nessuno potrebbe ignorare un sentimento, esattamente come si sente l'aria, il vento sulla nostra pelle. Quindi, quando intendo dire di iniziare a credere reali le cose che
non necessariamente si toccano con mano. Lo dico perché quando vi trovate a dire, eh sì, vabbè, ma io ho da fare questo, fare quell'altro, oppure, ma guarda il mondo, cosa sta succedendo, ricordatevi che quella è una parte della realtà, ma non è la realtà vera. In questo periodo, come in tanti altri periodi di fine ciclo, i maestri, le coscienze spirituali, sono in grande fermento, per così dire. Stanno lavorando, non è il termine giusto, ma non ne ho altri, tantissimo per aiutarci a ricordarci di noi, per aiutarci a ricordarci che dobbiamo anche noi fare la nostra parte qui sulla terra. Cioè, ovunque voi potete percepire la loro presenza se vi sintonizzate sull'invisibile. Non è necessario avere le visioni, io non le ho le visioni, ma certe cose le sento e come le sento io migliaia di persone, siamo in tanti, eh? Siete tanti. Bisogna però iniziare a, appunto, concentrarci, focalizzarci su ciò che è importante. Se ci facciamo sempre distrarre, poi è più difficile. E in questo momento, lo ripeto, i maestri ci dicono che non possiamo permetterci di distrarci. Bene, allora io volevo vedere se ci sono altre domande. Come si accede ai registri? Possibile che accada in fase di dormiveglia o di sonno? Oh sì, certo, non è che c'è un modo solo per accedere ai registri. Molte persone che mi raccontano che hanno magari fatto un sogno in cui loro entravano in questa biblioteca, prendevano il loro registro e così. Lo stato di dormiveglia è uno stato di profondo rilassamento in cui noi abbiamo appunto le onde cerebrali più rallentate, la mente più calma, i pensieri sono più diradati, quindi c'è più facile percepire appunto la vibrazione, l'informazione che è vibrazione e avere magari accesso al registro akashico personale o avere delle risposte, no? Sapete come quando si dice ti fate una domanda la sera, il giorno dopo ti arriva la risposta. Perché chiaramente quando noi dobbiamo interloquire con il mondo spirituale non possiamo usare la vibrazione densa che usiamo per interagire tra di noi nel mondo denso della terza dimensione. Allora la mente, se continua a pensare, a interferire, non ce lo permette, quindi nel dormiveglia sì, è più facile. Vediamo se ho risposto. Sì. Nel mondo ci sono acuti sentimenti di odio, malvagità, complottismo. Se il male dilaga, se i veri valori dell'umanità sembrano scomparsi, lei è d'accordo nel ritenere che l'unica arma vincente che abbiamo sia l'esempio dell'amore di Dio, la fede profonda verso i principi diffusi dal Cristo, che per salvare noi dal peccato si è immolato. Certo, Mariella, che sono d'accordo, magari non tanto nella visione che hai descritto tu del Cristo che per salvare noi si è immolato, perché secondo me il Cristo ha fatto molto di più di questo per noi e continua a farlo. Ok? Quando io dico che il Cristo continua a farlo, intendo dire che continua a farlo come aveva detto proprio attraverso di noi. All'inizio, non so se tu c'eri, di questa conversazione, ho detto che noi passiamo da esseri umani a esseri umani coscienti a esseri umani cristici. Cioè questo è il nostro tragitto, questo siamo venuti a fare. Lui ce l'ha fatto vedere, nel senso che è riuscito a trascendere appunto anche la morte fisica, ritornando nel corpo di luce. Il maestro Yeshua è venuto qui per darci degli insegnamenti perché fossero registrati in Akasha questi insegnamenti. Perché lì stanno, perché fossero a disposizione di tutti coloro che si risvegliano a questi insegnamenti. Poi abbiamo i Vangeli, sì, però in realtà lui non ha mai scritto una sola parola, ma tutto ciò che ha detto, che ha fatto, è in Akasha. E quindi quello che lui ha insegnato è molto diverso da quello che ci hanno insegnato, ma davvero tanto diverso. E meno male che adesso sta venendo alla luce la verità. Meno male che tra i rotoli del Mar Morto, che sono soltanto del 1945, vi rendete conto di
Cioè, quanta ignoranza ancora c'è su questo? Stanno ancora studiando e sono solo una minima parte di tutto ciò che è andato distrutto, ma non importa perché è tutto lì. Allora, se io mi connetto e voglio avere accesso a queste informazioni, lo posso fare. Quanto e come dipenderà chiaramente dalla mia coscienza, dalla mia vibrazione interna, perché per avere accesso alla verità assoluta, a un insegnamento così alto, è chiaro che anche io devo fare la mia parte. E quindi invece di concentrarmi sul mondo, su quello, sulla malvagità, eccetera, eccetera, che non la sto negando, esiste, la metto da parte e mi concentro sulla mia capacità di percepire il buono che c'è in me, il bello che c'è in me, il vero che c'è in me e che c'è in te. Perché ovviamente c'è anche in te, non soltanto in me. Ovviamente. Se noi cominciassimo a guardare gli altri con amore, come guardiamo noi stessi, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma cioè, tutto il resto sparisce. Cominciamo a focalizzarci su questo, lo dobbiamo fare, proprio dobbiamo fare se vogliamo resistere, se vogliamo stare in equilibrio in questo periodo. Perché da fuori le risposte non arrivano. Gesù Cristo, Yeshua, non ritorna nel corpo. Non ha senso, lo ha già fatto, ma ritorna nel corpo di tutti noi, ognuno di noi ha il Gesù dentro, il Cristo dentro. Deve solo andare a scovarlo. E per farlo deve, io dico sempre, vuoi fare pulizia? Devi avere a che fare con lo sporco. Non è che basta che ti metti vestito di bianco, accendi l'incenso e le candele. L'incenso, le candele vanno bene, ma non è quello. Devi andare a guardare dentro di te. Se la tua personalità ha delle ferite, le devi guardare. Devi toglierci il pus per poterle disinfettare. Con amore, però. Ecco, questo è quello che io dico sempre anche alle persone che vengono da me per i percorsi di counseling. Con amore si può fare questo. Con le batoste no, anche perché le batoste ce le diamo già abbastanza da soli, credo. Allora, vediamo. Spero di aver risposto, Mariella. Quando io medito, vedo quadro che dopo devo disegnare. Ah, non ho capito, li vedo continuamente nel mio pensiero. C'è qualche significato? Guarda, io non lo so. Non lo so se c'è qualche significato. Se tu vedi un quadro e poi tu hai l'abilità di disegnarlo, va benissimo, fallo. Io credo che quello che ci appare in meditazione, alcuni vedono dei simboli, alcuni hanno appunto delle immagini, e poi noi lo vogliamo riprodurre o cercare di riprodurre, va benissimo. Questa è l'arte ispirata. No? Se tu hai questa capacità, mamma mia, fallo subito. Perché? Perché cosa significa? Che tu stai appunto compiendo la tua missione, cioè prendi una cosa dal cielo e la trasferisci sulla terra. L'arte sacra, l'arte ispirata, che cos'è? È proprio l'artista che canalizza l'immagine, l'informazione e la mette su tela o la mette in un'opera, un'opera scritta. Questo è l'arte sacra. Perché questa opera d'arte, sia un quadro, sia uno scritto, sia una fotografia, sia qualsiasi cosa, è intrisa di questa vibrazione altissima. E quindi quando io la guardo, quando io la appendo alle mie pareti, quando io leggo un certo libro, entrerò in risonanza con quella vibrazione altissima. Quindi mi fa bene, mi aiuta a tirar fuori la versione migliore di me, mi aiuta a stare in pace. Quindi questo posso dirti. Poi, il significato non lo so, forse non è neanche così importante, o forse lo capirai tu. Questo posso dire. E questo per ogni cosa, no? Lo stare qui è anche proprio una scoperta. Ricordo che una volta ho avuto la possibilità di incontrare un ragazzo indaco molto ispirato
che veniva appunto qui in Italia, lo traducevo per... che lui appunto ricorda tutte le vite precedenti e lui aveva accesso ai registri akashici. E allora io gli ho chiesto, scusa, ma perché ricevi tutte queste informazioni? Non sarebbe più semplice che ti dicessero vai là, fai questo, fai quell'altro? E lui mi ha detto, eh no, perché allora voglio dire, è finito il gioco, cioè il mio compito è proprio scoprirlo, cioè la vita è fatta anche di questo, no? Altrimenti, cioè, questo rende anche interessante la vita. Quindi, questo è un pochino. Allora, io direi che per questa sera ho concluso. Se c'è qualche altra domanda, magari fatela adesso nella chat così riesco ancora a rispondervi. Altrimenti io vi do appuntamento sempre qui, sempre su Focus, tra circa un mese, quindi il 14 di ottobre. Sempre alle 21:30, sempre di venerdì, per una nuova chiacchierata su questi temi, insomma, sui registri akashici, sulla spiritualità, su Dio, su come essere equilibristi spirituali. E, intanto, in questo mese che ci separa, vi butto così una proposta di provare proprio a osservare quante volte nella vostra giornata tendete a giudicarvi, criticarvi e quante volte invece no. Ecco, semplicemente questo. Allora, grazie, grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito. Spero che siate stati bene e se ci sono poi delle altre cose le potete sempre magari scrivere. Io vi ricordo che ho una pagina Facebook, si chiama I Registri Akashici. Grazie e quindi niente, magari se avete altre cose che vi vengono in mente dopo, io poi vedo i messaggi e vi rispondo anche su Facebook. Bene, allora baci a tutti, un abbraccio e alla prossima. Ciao, buona serata.